Amici sportivi, come diceva, come soleva dire ogni volta che iniziava una trasmissione Dan Peterson, eccoci qua pronti per un altro lariatto. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 8 su YouTube e su Spotify, siamo qua per raccontarvi una storia di puro reso. Una storia che però al giovedì ha sempre un pizzico di diversità. Quale? Beh, ci portiamo Marco direttamente dal suo blog Calle Joshi e parliamo di Joshi puro reso. Sono le donne giapponesi che fanno wrestling e molte volte, diciamolo pure, lo fanno anche meglio degli uomini. Ed eccoci qua a dargli il benvenuto e a dire: Marco, di che cosa ci parli oggi? Lotta nel fango, oggi parliamo di lotta nel fango di 30 anni fa, ma è pur sempre lotta nel fango che ha visto coinvolti le ragazze della All Japan Women's. Ah, sono molto curioso di sentire della lotta nel fango perché, ragazzi, è una di quelle cose terrificanti che ogni tanto ci capita anche di vedere in programmi beceri televisivi fatte nel mondo del wrestling. Ora voglio assolutamente sapere che cosa si sono inventati. Allora, infatti parliamo di programmi beceri televisivi. Siamo nel 1994 e il programma in questione si intitola Rasuta Toneruzu, ossia Toneruzu, che era un personaggio inventato, e Rasuta, Rasta, la capigliatura. Non ha un cazzo di senso, però comunque diciamo che era il nome di una trasmissione di varietà che era condotto da due comici manzai. Che cos'è il manzai? Il manzai è un'arte molto antica giapponese, che è nata come un rito propiziatorio. Veniva fatto da due monaci che verso all'inizio dell'anno passavano per le case, e andavano a augurare il buon anno, ricoprendo due figure, una diciamo più bonaria chiamata Boke, e una più seria chiamata Tsukomi, capito? Cioè, no, come i testimoni di Genova che ti vengono a casa e ti dicono, ti parlano della fine del mondo, loro ti auguravano il buon anno, capisci? Insomma, Giapponese. esatto, però sempre meglio i testimoni di Genova, Sempre, sempre. sempre meglio, sempre meglio. Comunque, questa forma, diciamo, negli anni, poi con una certa ironia, si è evoluta in una forma di comicità. Perché c'era appunto e si è evoluta in modo tale che diciamo, ci fosse una coppia comica, appunto, con uno che fa il comico principale e l'altro che fa da spalla, insomma, un po' come si vede anche da noi per certi versi. Soprattutto nel dopoguerra, questo tipo di comicità ha avuto una forte popolarità, soprattutto la coppia che conduceva questo show, che era Ishibashi Takahashi e Noritake Kihachi. Questi erano diventati molto famosi perché erano stati capaci di introdurre una serie di parole che erano entrate nel gergo comune, ad esempio Netone Party oppure Ex Saia per indicare diciamo, l'ex fidanzata. Sembrano cazzate. Però bisogna tenere conto che era un periodo di profonda trasformazione della società giapponese, quindi anche loro, diciamo, avuto un loro ruolo nel rendere, diciamo, un pochino più occidentale i costumi del loro paese, ecco. Questo programma si teneva, loro avevano tenuto con un altro programma principalmente, un altro programma avevano avuto successo, e questo, diciamo, è una nuova versione che veniva sempre trasmessa da Fuji TV, e Fuji TV chi trasmetteva anche chiaramente la All Japan Women's, quindi era lo stesso, la stessa, diciamo, la stessa emittente. E per questa nuova versione avevano deciso di dividere questo programma in vari episodi con temi diversi. Ad esempio, alcune puntate erano dedicate alla satira politica che veniva fatta con i pupazzi di gomma piuma, un po' come accadeva anche sulle nostre televisioni. In altre invece c'era questa, diciamo, rubrica, potremmo definire, che era una sfida a shogi, con degli shogi giganti, tra i due comici. Questi due si sfidavano vestiti da daimyo, quindi da piccoli feudatari, diciamo, e questa sfida si caratterizzava perché ad ogni mossa nella scacchiera corrispondeva una sfida tra vari atleti provenienti da varie discipline, tra cui appunto anche il wrestling, c'erano anche lottatori sia provenienti dal pure wrestling, ma anche dal
dalla All Japan o dalle varie affiliate. Faccio alcuni nomi: c'erano Manami Toyota, c'era Aja Kong, Kyoko e Takako Inoue, Lioness Asuka, che era stata riesumata, diciamo, per l'occasione, ma anche gente da fuori, penso a Shinobu Kandori e Kyuki Suzuki. Quindi insomma, un po' tutto, del resto era sempre interpromozionale, quindi si collaborava in un certo senso. Ecco, quindi a ogni sfida, diciamo, che avveniva un sorteggio casuale, diciamo, questi partecipanti si potevano incrociare e venivano coinvolti in sfide demenziali, quindi pallamano, sumo, che la povera Manami Toyota gli perdeva tutte, ogni volta veniva buttata fuori brutalmente, perché poi era uno scheo. Facevano box, in cui peraltro Takako Inoue aveva umiliato una controparte maschile, peraltro, quindi oltretutto avevano fatto anche bella figura. E appunto anche la lotta nel fango, in cui stranamente era stata coinvolta Kyuki Suzuki, chissà come mai, ma è stata coinvolta anche Aja Kong. La casualità, capito? Sì, esatto. Però è stata coinvolta anche Aja Kong, che aveva distrutto il povero malcapitato, se non ricordo male, a Takahashi, o forse Kinashi. Comunque, fondamentalmente avevano fatto lo stesso angle anche con Shinobu Kandori, che fondamentalmente si erano presentati in due, cioè il conduttore e una spalla, avevano provato a sconfiggere nel fango. E avevano fatto tutti e due una fine bruttissima, erano stati veramente demoliti nel fango. Immagino. Quindi insomma c'era stato questo tocco di demenzialità. Quella che la prendeva più sul personale era insomma la Lioness Asuka, che faceva di tutto per vincere, le vinceva quasi sempre fondamentalmente, anche perché era una che difficilmente concedeva sconfitta, era un carattere piuttosto difficilotto la Lioness Asuka. Comunque lo show era partito anche bene a livello di ascolti, aveva fatto circa un 22% di share complessivo, insomma, quindi parliamo di milioni di spettatori, salvo poi calare drasticamente, abbassarsi nelle puntate successive dal 18, poi andando a calare sempre di più verso il 10. A un certo punto infatti avevano provato a cambiare il nome della trasmissione, l'avevano chiamato Tunnel no Minasan no Akagadeshita. Però alla fine fondamentalmente ormai questo duo comico ormai era nel declino della propria carriera, anche perché diciamo che era stato già da prima, stava pagando il fatto, la gravissima colpa di essersi assentato per un periodo dalla prima trasmissione che avevano, quindi e i giapponesi non gliel'avevano perdonata sta cosa, sai. E quello sarebbe stato insomma il proseguo del loro declino, ma anche in un certo senso l'inizio del declino della All Japan, perché sarebbe, cioè, alla fine di quel programma sarebbe entrata nel suo periodo di declino a livello di pubblico, insomma. Chissà, a volte sono delle cose inspiegabili che si incatenano e ti portano dove non vuoi, e dove non volevano sicuramente era dove sono finite, però sono finite lì e noi non possiamo fare altro che fare cronaca, e quindi di questo dobbiamo parlare. Molto interessante anche questa storia, molto bello insomma questo fattore di diciamo interconnessione tra più discipline, tra più personaggi e addirittura tra più mondi, quindi molto molto bello, molto interessante. Come sempre con Marco ci divertiamo a parlare di cose un po' pazze, e quindi eccole qua. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito, è importante quello che state facendo, stiamo crescendo anche come numeri, grazie veramente di cuore a tutti quanti, è un piacere per noi fare queste cose. Ovviamente se ci lasciate like e ci commentate quello che stiamo facendo, sicuramente possiamo crescere ancora di più e ricevere ancora più feedback e imparare a fare queste cose ancora meglio. Grazie di cuore a tutti quanti, grazie Marco, ci rivediamo con lui tra 7 giorni, ma tutti quanti voi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, la mattina alle 8, c'è una pillola di puro reso che vi aspetta per iniziare bene la giornata. Grazie di cuore a tutti, ci risentiamo ovviamente come sempre, alla prossima.